Ciao, sono Gianluca Gorini e sono il cuoco del ristorante da Gorini e parteciperemo al progetto Farmer per la regione Emilia-Romagna. Gianluca Gorini è un ragazzo che ha semplicemente deciso di inseguire la sua passione, no? Perché fondamentalmente si tratta di passione, si tratta di determinazione, soprattutto nel porti degli obiettivi e provare a raggiungerli sapendo ed essendo consapevole che magari richiederanno anni. Gianluca Gorini ha sempre creduto in quello che ha fatto, ha avuto la fortuna di avere grandi maestri che gli hanno insegnato e trasmesso tanto. E in un certo senso la determinazione per portare avanti un qualcosa che a volte non è così semplice o tutto bello come viene dipinto, no? Io ho iniziato prestissimo a lavorare perché vengo da famiglia di ristoratori e la fortuna vera è stata riuscire a realizzare molto presto quello che volevo fare nella mia vita, no? Io avevo ben chiaro a 8-9 anni che nella mia vita volevo fare il cuoco, no? E quindi questa è una grande fortuna perché mi sono sempre poi adoperato e mosso in conseguenza in funzione di quello che era il mio obiettivo, no? E quindi ho iniziato a lavorare prestissimo, a 14 anni ero già dentro le cucine e facevo il lavapiatti, non avevo neanche la presunzione di essere chiamato cuoco, no? Perché comunque credo che sia fondamentale nel percorso di qualsiasi e qualunque professionista scalare la piramide in un certo senso, no? Perché questo ti dà modo di formarti dalla base, no? E allora la fortuna di avere ben chiaro in testa e se vogliamo anche un po' di inconsapevolezza e di umiltà. Poi io ho cominciato 14 anni, adesso ne ho quasi 35, 21 anni fa. Il mestiere del cuoco non era tutto quello che viene dipinto adesso, no? Non era tutta televisione e copertine come adesso. 21 anni fa ancora il cuoco era considerato un mestiere di ripiego, no? Spesso e volentieri quando raccontavi ai tuoi genitori che volevi andare a fare l'alberghiero sembrava quasi, no, un punto negativo, no? Perché era visto come che non vuole studiare, sì, che non ha voglia di darsi da fare in un certo senso. Quindi io credo di aver creduto prima di tutto nella mia passione, credo di aver creduto in me stesso, ho avuto la fortuna di avere maestri che hanno creduto in me e che mi hanno trasmesso tanto a livello di empatia emozionale, no? Boh, forse ho avuto la fortuna di capire veramente che questo era quello che mi piaceva fare, no? A 14 anni non ero neanche consapevole di quello che era questo mondo, di quello che poteva diventare. Cioè, a 14 anni facevo le stagioni al mare, cucinavo filoni di maiale, pulivo insalate e facevo patate tutti i giorni, quindi, cioè, non era neanche lontanamente immaginabile o pensabile, no? Ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno aperto la mente sempre di più, no? All'istituto alberghiero ho incontrato uno chef che si chiama Fabio Ridolfi, che all'epoca aveva un ristorante a Pesaro. Io ho fatto la scuola alberghiera a Pesaro, era un ristorante stellato, era un ragazzo giovane, aveva 25 anni, già una stella Michelin, e comunque così mi sono appassionato, sono andato nelle sue cucine, ho visto cose nuove e queste cose qua mi hanno sempre travolto, no? Trascinato dentro, per cui io vedevo fare il pane e i grissini al mattino, che per me era una cosa bellissima. Era una cosa che dicevo, cavolo, ma quante cose ci sono da imparare, no? E di conseguenza è andato dietro tutto il resto. Quindi prima, in questo caso, Fabio Ridolfi, una persona, poi ho incontrato Paolo Teverini, un grande maestro che mi ha veramente dato tanto, mi ha portato in giro per il mondo, mi ha fatto girare, mi ha fatto conoscere persone, culture, mi ha fatto vedere cose nuove. Cioè, nel momento in cui tu hai una passione così forte per quello che fai, ogni minima cosa diventa una cosa grandissima che ti dà grande carica, emozione, di cui tu non sei mai pago, no? Non sei mai sazio, no? A 18 anni, quando ho finito la scuola, sono andato a Londra un anno a studiare l'inglese, no? Perché nella mia idea a 18 anni per me era fondamentale, no? Sapere l'inglese per comunque darmi una possibilità in più, no? Ho avuto la fortuna di incontrare un coinquilino
che lavorava in un ristorante francese, quindi anche lì mi sono fatto prendere l'occasione, sono andato a lavorare in questo ristorante, 20 persone in brigata, gerarchia, però mi sono rimboccato le maniche e mi sono dato da fare, sono stato lì un anno e quando sono andato via comunque a loro è dispiaciuto e questo per me è stata una grandissima soddisfazione, una grandissima conquista. Poi dopo quando sono tornato da Londra sono andato a lavorare con Paolo Teverini, che è una persona che ha un'umanità incredibile, no? È una persona che comunque è un maestro, no? E quindi quella è stata un'esperienza che mi ha formato tanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista di consapevolezza che quella era veramente la strada che volevo intraprendere sempre di più, no? E mi ha portato in giro per il mondo, siamo stati in Malesia, Hong Kong, Cina, Francia, Spagna. E queste sono esperienze che tu a 20 anni, 21 anni, 22 anni sei una spugna, assorbi tutto, no? Poi c'è stata anche una persona che mi ha veramente stravolto il modo di approcciarmi al lavoro, di pensare, di vedere il mestiere, no? È stato Paolo Lo Priore, ho lavorato con lui diversi anni al Canto alla Certosa di Maggiano e quella è stata veramente un'esperienza che sai quando ti prendono il cervello, te lo aprono, no? Si frullano, te lo richiudono e te lo metto dentro, ecco, quella è stata veramente un'esperienza che mi ha veramente stravolto dal punto di vista mentale, che di conseguenza si è trasformata in un approccio al lavoro diverso. La mia cucina è semplicemente la somma di tutte le esperienze che io ho vissuto, no? Per me la cucina è esprimere te stesso, no? Esprimere la tua personalità, esprimere il tuo stato d'animo, esprimere il tuo quotidiano, no? Perché qua siamo in dei paesaggi bellissimi che ci permettono di avere materie prime eccezionali oggi e magari domani non ci sono più, quindi tu devi avere la sensibilità di cogliere quell'attimo e di trasmetterlo in quello che fai, di trasmetterlo alle persone, di far capire, no? Di far capire che sei in un territorio che ha determinate caratteristiche. Io, cioè, la mia cucina si basa sul territorio. Cioè, io ho fatto questa scelta di venire qua, siamo in un posto non proprio sulle rotte più battute, no? Cioè, io invece ho scelto di andare dietro a una mia esigenza personale e professionale che era quella di entrare a contatto con il territorio, con la terra, con le materie prime, con le persone che lavorano materie prime. Io ho scelto questo perché credo che la cucina non sia solo esibizionismo, ma sia anche poi esaltazione di valori umani, in questo caso qua. Quindi il valore del prodotto che viene realizzato da persone, il valore del piatto che viene realizzato da persone e il valore dell'esperienza che devi trasmettere al tuo ospite. Ecco, allora se nel momento in cui ho realizzato che la mia cucina viveva di prodotti, di materie prime, di paesaggi, io ci sono andato ancora più dentro perché dovevo avvalorare e dovevo dare nuova linfa a quello che era la mia necessità, no? Io penso che questo il progetto Farmer rientri un po' in tutto quello che ci siamo detti fino adesso ed è per questo che mi è piaciuto fin da subito, perché comunque mi piaceva dare anche la possibilità ai produttori di raccontarsi, no? Che rimangono dietro le quinte in un certo senso, no? Però loro è un lavoro fondamentale che portano avanti, no? Quindi mi piace l'idea che siano loro in un certo senso anche a godere del riscontro delle persone, no? Perché comunque è anche merito loro, quindi la possibilità di portarli qua, di farsi raccontare e di avere il riscontro delle persone, un viso sorridente che gli dice questo formaggio è buonissimo, credo che per loro possa essere un grande stimolo, una grande gratificazione per portare avanti quello che fanno, che non è facile, soprattutto in un momento come questo, dove le piccole produzioni non sono incentivate, dove tutto è molto trascurato, no? In un certo senso. E quindi il progetto mi piace perché rappresenta esattamente quello che ci siamo detti fino adesso, no? Cioè dobbiamo tutelare queste cose qua e credo che Farmer in un certo senso rappresenti un modo di tutelare i produttori che sono trascurati in un certo senso.